Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi faccio qualcosa di un po' diverso, faccio un vlog per l'ultimo viaggio che ho fatto insieme al mio ragazzo. Siamo andati una notte a Salamanca. Salamanca è una città che si trova a 3 ore più o meno da Madrid. È una città molto antica, piena di cultura e molto bella, molto molto bella. E niente, spero che questo vlog vi possa tenere compagnia. Vi farò vedere un po' di cose di Salamanca. Così chissà, magari in futuro, se la città vi attrae, ci farete un giro anche voi. Qui c'è il mio diario dove c'è il segnalibro che mi ha fatto il mio ragazzo. È bravissimo, ha un talento fantastico. Comunque, ovunque andiamo ci succedono sempre delle cose strane. Adesso infatti ve le racconterò perché, mamma mia. E niente, è bello viaggiare. Immagino che non sono l'unico che dopo questo anno intenso aveva una voglia proprio di spostarsi, di andare da qualche parte. E abbiamo avuto fortuna perché comunque la Salamanca non era così affollata e abbiamo preferito evitare posti affollati per fuggire così alcuni giorni. Ok, quando siamo arrivati in stazione abbiamo preso l'autobus perché a quanto pare l'Uber non esiste a Salamanca e poi niente, ci siamo incamminati all'hotel. È molto piccola la città, quindi tutto è vicinissimo. Ci abbiamo messo veramente 10-15 minuti a arrivare all'hotel che avevamo prenotato. L'hotel che abbiamo prenotato è proprio bello, a 5 passi dal centro ed è un misto fra. Hanno lasciato molte parti antiche, tipo le mura, però dentro allo stesso tempo è molto moderno col parquet. La nostra camera poi dava da una parte su un cortile interno del convento di Sant'Esteban, che era questo edificio proprio adiacente al nostro hotel. E da un'altra parte invece alla cattedrale di Salamanca. Io non sono un tipo molto da chiese, sinceramente, quando vado per turismo, però al mio ragazzo gli piacciono molto, soprattutto le parti interiori, l'architettura, e quindi ho scelto questa posizione perché è vicina a questi posti molto caratteristici e anche molto belli dentro. Dopo che li abbiamo visitati, devo ammetterlo. E il panorama dalla finestra è fantastico, cioè svegliarsi vedendo questi panorami, wow. Anche il personale dell'hotel gentilissimi, cosa che devo ammettere non è comunissima in Spagna. Ok, magari nel sud un po' di più, però a Madrid e nel nord non so. Non ho avuto esperienze fenomenali, diciamo. Pochissimi ospiti nell'hotel e soprattutto tutto pulitissimo. All'arrivo ti davano perfino un pacchetto con disinfettante, mascherina e poi un sacco di prodotti monouso che vabbè, alla faccia dell'ambiente, però c'era un pettine molto molto utile per il mio moroso. Anche all'esterno tantissima attenzione ai dettagli perché c'era come questo piccolo giardino parchetto con una piscina stupenda, nuovissima, proprio inaugurata qualche giorno prima e una vista spettacolare, cioè farsi il bagno da lì è stata una cosa wow. Dopo esserci riposati un po', siamo andati a fare un giro in centro e abbiamo deciso di fare un salto a questa chiesa che è praticamente adiacente al convento di Sant'Esteban, che è proprio accanto all'hotel dove stavamo. E non so come mai, ma ogni volta che vado in un posto con John, attiriamo le persone più strane. In questo caso stavamo facendo una foto fuori dalla chiesa e ci ferma questa signora con un vestito blu e questi capelli lunghi neri e inizia a attaccarci una pezza enorme e ci ferma a parlare un'ora. Siamo stati veramente 50 minuti fuori dalla chiesa a parlare. E sta signora era ossessionata con John, cioè con il mio ragazzo, e gli toccava le braccia, voleva vedere i tatuaggi, gli ha fatto l'interrogatorio. Non abbiamo capito chi fosse, ci ha detto che lavorava dentro la chiesa, quindi non capiamo se era una suora oppure una studentessa di teologia, perché lì proprio c'è un'università di teologia molto famosa. Però niente, a parte tutto è stata molto carina e gentile, la signora ci ha spiegato tante cose sulla storia del posto
E dai, è stato un incontro un po' strano, però piacevole. Come ho già detto, non sono un grande fan delle chiese, però devo ammettere che quando siamo entrati in questa sono rimasto stupito. C'è una tranquillità, un senso di pace pazzesco, e anche il soffitto e l'interno era veramente spettacolare. Una delle poche che ho ripreso. È assurdo come proprio accanto a questa chiesa c'era questa piccola sacrestia fredda, claustrofobica, che trasmetteva un'ansia, un'ansia, questo posto che ce ne siamo andati subito. Ovviamente essendo un posto così religioso, dove pieno di studenti di teologia, è normale che ci siano anche così tante leggende legate al demonio, al diavolo. In particolare c'è la grotta di Salamanca, che è questo posto dove si pensava che il demonio impartisse lezioni di magia agli adepti. Purtroppo il posto era chiuso e non siamo riusciti a fare video o foto, ma alla fine diciamo che queste leggende, come molto altre, derivano semplicemente dal fatto che la religione cristiana catalogava tutto ciò che era tradizione locale come demoniaco e diavolo. Era un modo per distruggere le tradizioni locali e darci un significato oscuro. Questa che vedete era la Plaza Mayor, la piazza maggiore, molto bella, ricorda tantissimo quella di Madrid. E vicino abbiamo trovato questo parchetto e c'era una pasticceria. E ci ha attirato tantissimo il display che avevano fuori. E dentro c'era una parete intera di dolci. Oh, mamma mia! E mi pento di aver preso una cosa che, cioè, conoscevo già e che è presente anche in Italia. Invece sono aveva preso una cosa nuova, forse un po' più tipica del posto. In realtà sembra molto simile a quelli che abbiamo in Italia. Il tuo invece sembra un po' più. Ma cosa c'è dentro? Truffa. Some kind of. Quello. Can I try? Wow. Yeah. It's very good. Questa via lastricata di pietra è contornata da questi edifici molto antichi. Porta a un edificio molto famoso, che è la Casa de las Conchas, che significa la Casa delle Conchiglie. È un edificio che ospita una biblioteca, e nella facciata esterna ha tantissime conchiglie scolpite nella roccia. Non ve la faccio vedere perché, dai, almeno così avete qualcosa da vedere se andate lì, no? Una sorpresa. Di fronte al Palazzo delle Conchiglie c'è l'Università Pontificia della città di Salamanca e c'è una chiesa non visitabile. È molto bello, però, la possibilità di andare in queste sorta di torre campanarie, da dove puoi vedere una vista spettacolare di tutta la città. Questa invece è la facciata principale dell'Università di Salamanca, e come vedete è stato fatto un lavoro di scultura assurdo, ci sono tantissimi dettagli e ci si può perdere ora a guardarli tutti. Una cosa famosa di proprio di questa facciata è la presenza di tre teschi, di cui uno sorregge una rana. Ci sono varie leggende sulle interpretazioni di questa cosa, alcuni pensano che raffiguri la lussuria, altre che significhi qualcosa come carpe diem, cioè cogliamo l'attimo perché la vita è breve, ed è tipico che gli studenti, per buon auspicio, prima degli esami cerchino di localizzare la rana. Questi invece sono i bassorilievi che sono presenti nella facciata della cattedrale di Salamanca, dal portone dell'entrata, e se guardate attentamente in mezzo a bestie leggendarie, mostri, c'è qualcos'altro, qualcosa di strano. L'avete già notato? Sì, in effetti c'è un astronauta, e questo aveva suscitato un sacco di teorie complottiste, dove la gente diceva che la chiesa in realtà era stata creata dagli alieni, ma in realtà no, semplicemente è stata restaurata negli anni 90.
i restauratori hanno voluto semplicemente aggiungere questa cosa un po' buffa. Questo è un altro angolo della città che vale veramente la pena visitare. È un po' nascosto, ma è veramente facile da trovare, tutti sanno dov'è. Questo è il giardino di Callixto e Melibea. È una sorta di giardino con l'accesso a un punto panoramico, pieno di piante, fiori, ed è legato a una leggenda molto particolare, un po' triste. Sono varie versioni della storia, ma da quello che ho capito parla della storia di Callisto, questo ragazzo nobile, da una famiglia molto ricca, che si innamora di Melibea. Però Melibea non risponde al suo amore, quindi Callisto decide di rivolgersi a una strega, Celestina, che tramite magia riesce a far innamorare Melibea di Callisto. Però, diciamo, la loro unione non è una cosa molto ben vista dalle famiglie della città, e quindi iniziano a perseguitarli. E proprio in questo giardino, mentre scappano dalle guardie della città, Callisto cade e muore, quindi Melibea, presa dalla disperazione, decide di gettarsi dal parapetto del giardino, il punto panoramico. Anche se è una storia un po' triste, però comunque questo giardino è ritenuto un punto molto romantico della città ed è frequentato molto soprattutto dalle coppie. Dopo essere stati al giardino, siamo tornati all'hotel, perché eravamo stati in giro tutto il giorno, eravamo distrutti, quindi dovevamo un attimo riposarci e prepararci per uscire a cena e decidere dove mangiare. Abbiamo girato un po', un bel po', per cercare un posto che ci piacesse. Alla fine siamo finiti a un ristorante che era letteralmente accanto all'hotel, dopo aver girato tutto il centro città. L'hotel sia fuori che dentro sembrava molto carino, era molto bello. Però non siamo rimasti soddisfattissimi da quello che abbiamo preso. Abbiamo preso una sorta di menù e sinceramente ci è piaciuto solo il primo, una sorta di antipasto, che era questa sorta di pasta sfoglia in questo sugo di mare con gamberi e asparagi. Era buonissimo. E questo qui, che vedete, era una sorta di pasta con delle polpette. Il problema è che le polpette non sapevano di nulla e la salsa era super salatissima. Del dolce invece quasi meglio non parlarne, era una mousse di cioccolato e una zuppa d'arancia abominevole. E niente, spero vi sia piaciuto il video, non dimenticate di seguirmi, mettere un mi piace e datemi anche gli altri video che ho nel canale, ok? Ci vediamo presto, ciao ciao!